Controllo la lampadina rossa, solo io sono...
lampadina rossa. Ma dov'è Gilda? Dov'è Gilda? 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 A lezione di danza. Ah, è tornata a scuola. Come è tornata? Tesoro mio, Gilda va sempre a scuola, eh? Ogni lunedì, mercoledì e venerdì. E vabbè, ma aveva smesso. Ma che dice, aveva smesso? Mamma, io sono passato a prenderla la settimana scorsa e loro mi hanno detto che non ci vado un po'. Chissà dove sei andato. A scuola di Gilda. Sicuramente ti sarai confuso con un'altra scuola. Mamma, la renta da pagare arriva a me ogni settimana. Io so dov'è la scuola di Gilda, conosco l'indirizzo. E allora si saranno sbagliati? Senti, Tommaso, Gilda è troppo in gamba, eh? E in ballo è tutta la sua vita. Figurati se interrompe ora che ha passato il provino. Che provino? Il provino è stato fatto nella scuola di Gilda e così ho chiesto alla direttrice, che è una mia amica, di inserirla. E ha passato il provino? Tommaso, mi chiedo dove vivi certe volte. Mamma, semplicemente non lo sapevo. Certo, perché è sempre la testa chissà dove. Comunque ormai basta che passi il secondo provino ed è dentro la trasmissione. Ma che Gilda? Gilda, sì, tua sorella, perché ti risulta così strano? Ebbene sì! Perché tu la sottovaluti. Ecco perché. E sottovaluti anche te stesso, per questo non farei mai carriera. No, ma cosa c'entra la mia carriera? Io stavo parlando di Gilda. Tu non credi in lei, eh? Non credi in lei, Tommaso? No, non è questo, è che però forse dovremmo risolvere delle cose qui. Cosa, Tommaso? Mamma, Gilda dovrebbe fare altre visite prima. Non voglio sentirlo questo discorso, Tommaso. Mamma, è importante. Non venirmi a dire come devo fare la madre, Tommaso, sai? Che lo so io quanto è stato difficile da sola dopo che quel divorciato se n'è andato. Papà era un grande musicista. Papà era nulla facente, un vagabondo. Uno che 13 anni fa ha preferito lasciarci da soli. Eh? Addio, punto. Questo è quello che ha scritto. Neanche al telegrafo sono così sintetici. Tommaso, per favore, non tirarmi più fuori il discorso di tuo padre che mi sale il sangue al cervello. Ma sarai tirato fuori tu, papà! Bravo, bravo! Sempre dare la colpa agli altri, vero? Tommaso, tu sei proprio un vigliacco! Ecco cosa sei! Vigliacco! Vai via, sì! Vigliacco come il suo padre! Come il suo padre! E io tutti i sacrifici, eh? Per chi li ho fatti! E questo è il ringraziamento, eh? Ho rinunciato a tutto, alla carriera, alla fama, io tutto potevo! Gilda, tesoro mio, come sei bella, fatti guardare. Beh, hai sete? Vuoi mangiare qualcosa? Non mi racconti niente, come è andata a scuola? Che cosa avete fatto? Abbiamo ballato. Avete ballato? Certo, e chissà che cosa pensavo io, no? E cosa avete ballato? Classica? Moderna? Sì. Sì, che cosa? Sì, classica? Oh, ma è bellissimo! È difficile, amore mio! Ma tu sei brava, eh? Sei brava come la tua mamma e tu potrai ancora diventare più brava! E dimmi un po', hai fatto amicizia con qualcuno? Un ragazzo, magari? Impossibile, vero? Mi sa che sono tutti un po' così là. Lo so bene, lo sono quasi tutti. Una fatica? Sì, tutti, tranne tuo papà, eh? Lui sì che era un vero uomo, eh sì. Lui era il musicista più in gamba dell'orchestra, il più bello, il più intelligente. E certo, era così tanto tutte queste cose che naturalmente queste quattro mura erano strette. Ma a noi non ci importa, vero? Noi non abbiamo mica bisogno di andare in cerca, tesoro mio. Saranno loro a venirti a cercare, amore. Mamma, a me non mi cerca nessuno. Ma che dici, non ti cerca nessuno? Certo che ti cercheranno, Gilda. Vedrai. Amore, andrà tutto bene, eh? Vedrai, amore. Andrà tutto bene.
ad essere fucsia. Dove li hai presi? Da Gino, li coltiva lui, Tommaso, hai sempre mangiato tutto quello che coltiva, non hai mai fatto storia. Ma forse perché quello che coltivava aveva il colore delle verdure? E non questo! Ragazzi, ma io oggi ho trovato questi e ho voluto provarli, Credo che ancora non li conosca nessuno in città, probabilmente siamo i primi ad assaggiare questa novità. E speriamo di non essere anche gli ultimi. No, che schifo! Non mi piace, giocate con il cibo. Dai, Gilda, con tutto quello che costa. E tanto pago io questo schifo viola, dai, ragazzi, smettetela. Gilda, magari puoi raccontare a Tommaso del provino, Gli vuoi dire che bella figura che hai fatto fare alla mamma? Ho fatto fare bella figura alla mamma! Gilda, ma sì. Insomma! E come hai fatto, Gilda? Che cosa hai fatto? Hai ballato? Fammi vedere, come hai ballato? Ragazzi, ma insomma, ma quanti anni? Possiamo far finta di essere una famiglia normale? No, ma noi non siamo una famiglia normale. Gilda, smettila, Tommaso! Fate serio un attimo! Allora? Tommaso! Scusa, sono serio, scusami. Amore, gli raccontiamo del provino? Ho fatto il provino! E poi Gita, per il resto come stai? Tommaso? Che c'è? Non posso chiedere a mia sorella se sta bene? Smettila, Tommaso. Perché? Lo sai perché. Gita, sto bene, Tom! Sì? Perché io sono passato da scuola la scorsa settimana e mi hanno detto che tu non ci vai da un po' e allora ho pensato che ti stancava troppo e mi sono un po' preoccupato. Tommaso, te l'ho già detto che hanno sbagliato loro, Non è così, amore? Non è vero? Cosa c'è, tesoro? Tommaso, non capisco perché hai tirato fuori questo discorso, avevamo già chiarito. Gilda, ho ragione, ti stancava un po' troppo, vero? Ma che discorsi sono? È normale che si stancava, la danza è una disciplina che stanca. Gilda? Rispondi, amore. Non ci vado. Visto? Dedito! Come non ci vai? Non ci vado. E che cosa è successo? Perché non ci vai? Gilda, ti stancava troppo, vero? Ma il provino, Gilda? No, ma il provino è... Dedito, Tommaso! L'hai passato il provino, no? Gilda, l'hai passato il provino? La smetti di mettere sempre tutto in dubbio, Tommaso? No! No. No? No, cosa, tesoro? Gilda, rispondi a mamma. Non la fissare! Allora, amore? No. No, non l'hai passato. Gilda, stai bene? Smettila! No, mamma, che cosa c'è? Io non posso chiedere a Gilda se sta male. Non sta male! Gilda è soltanto stanca. Mamma, non è questo che la stanca, non è la danza che la stanca. Tommaso, smetti, tu sei proprio come... Come? Dillo, dillo. Come? Sei come tuo padre. Sì, sono come papà, anzi sono peggio di lui, perché lui almeno se n'è andato. Io sono qua a fare la muffa. Basta, smettila! Non parlarmi in questo modo, tu ti droghi. Mi drogo? Sì, e anzi, bevi, altrimenti queste cose non me le diresti. Mi drogo? E bevo, mamma. Sì. E sai una cosa, quando ti dico che vado a lavorare, non è vero. Vado armato a chiedere il pizzo alla gente, guardami. E questo è quello che vuoi, è Gilda. Gilda è sana come un pesce, questo è bel quadretto. Le tue chiappe sono la tua unica preoccupazione. Sono di qua non te ne importa. E non vivresti senza quel cazzo di step. Ma ti dico una cosa, tu, così, morirai sola come un cane, e le tue chiappe saranno belle che si avvolte a fare le mangime per i vermi, se ce ne saranno ancora di vermi in questo schifo di una terra di stare. Là! Sì, la smetto, però io la smetto una volta per tutte. Dove vai, Tommaso? Me ne vai. Te ne vai? Sei un pigliacco, sei proprio come tuo padre. E adesso? Non voglio diventare famosa. Che cosa ti dici, Gilda? Ma come non vuoi diventare? Certo che vuoi diventare famosa, diventerai molto più famosa della tua mamma, amore, Non voglio diventare famosa. No? Cosa vuoi fare, Gilda, Che cosa vuoi fare? Lo capisci che questa è l'unica strada? Gruppo. Che cosa? Il gruppo con Tom. Che cosa cerca Tom adesso? Tom suona. No, Tom deve pensare a fare carriera in fabbrica, tesoro. Devo provare. Cosa devi provare? Le canzoni. Devi provare le canzoni. Io canto con Tom.
Tu canti con Tom. Devo provare. Ti voglio bene, mamma. Lei canta con Tom. Devi provare le canzoni. Ti prego, ditemi che è un incubo. Ma che
il nome del nostro gruppo? Sì. Ma che brutto! No! Vieni qua, scema, dai, vieni qua. Io ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, Tom. E io voglio che tu stia sempre bene. Ma io sto benissimo qui. Gilda, io devo andarmene. Tu vuoi venire con me? Vuoi venire con me? No. No, Tom. Gilda, se mi vuoi bene, vieni con me. E ce ne andiamo via in giro. Io, tu e Sparky, se vuoi, per il mondo. Guarda il mondo, guarda quanto è grande. Noi dobbiamo andare a suonare, abbiamo un progetto importante. Dobbiamo far sentire le nostre canzoni a tutti, dobbiamo andare in giro per il mondo e far sentire a tutti la nostra musica. Facciamoli venire qui. Ma Gilda, ma come facciamo a farli venire qui? Non possono venire qui. È giusto che anche noi andiamo lì. Lì dove? Non lo so, un giorno in una città, poi in un'altra. Facciamo una vera e propria tournée, eh? Ma io se vengono loro. Ma come fanno a venire? Non possono venire loro, dove ce li mettiamo? Ma certo che possono. E come li chiamiamo? Come li chiamiamo? Ci penso Sparky! Qui mi hanno detto che carne di maione, gli affili si è proprio giù, come lo so, e tu mi vuoi bene? Allora, perché non vieni con me? Tu mi vuoi bene, Tom? Certo che ti voglio bene, Gita. Allora perché non rimani? Perché io non sto bene qui, sto male. Ho un Aulin. Dai, Aulin! Gilda! Vai a dormire, Tom, che domani mattina devi lavorare. Io odio quel posto. Non è vero. Hai ragione. Vai a dormire, Tom, notte notte. Non lo so. Gita, chiedi a tuo fratello se vuole dei kiwi. No! Ho sentito, sono qui, ho sentito. Non ne voglio, grazie. Digli che sono buoni, sono di campo. Ma mamma, non c'è bisogno che tu dica a Gilda cosa dirmi. Io sto qua e ci sento benissimo. È solo che io i kiwi color arancio non li voglio. A me queste stranezze alla moda, come le chiami tu, a me non piacciono. Ma se non li hai nemmeno assaggiati? Mamma, i kiwi dentro sono veri. Questa roba che mangi non è sana. Io non capisco come fa ad avere un colore così. E come fa la roba di un contadino a non essere sana, eh? Perché poi, tra l'altro, ha le terre proprio qui dietro, dietro casa nostra, eh? Mamma, Tommaso, ti fanno bene, hanno la vitamina C. E con questo caldo prima di andare al lavoro, no? E poi pure sono anche grassi. Mamma, io non ho problemi di linea. E comunque, la roba di quel contadino, io non la voglio. E che cosa ti ha fatto, Gino, eh? Amore, ma puoi smettere? Ma mamma, Gino non mi ha fatto niente, però io la sua roba non la mangio, non ho sequestrato un sacco di roba in giro. Non mi risulta, se no non starebbe ancora qua. No, non a lui, ad altri che erano anche più lontani da qui. Ma evidentemente dove sono loro ci sono dei problemi, se no non starebbe più qui. Tesoro mio, noi qui siamo al sicuro e lo sai perché, te lo dico io il perché. Per la fabbrica. Vogliono tenere tutto sotto controllo, tutto in regola perché c'è la fabbrica. Siamo fortunati, amore. Vabbè, io vado. Aspetta. No, tu non hai mangiato niente, non puoi andare da nessuna parte. Ma io faccio tardi, mamma. Tommaso, aspetta. Ti devo dire una cosa. Amore, mi dispiace per ieri. Io lo so che sei un bravo ragazzo, scusami. Ho perso la pazienza, scusami, tesoro mio. Va bene, non ti preoccupare, mamma. Però io adesso vado che devo andare in fabbrica. Aspetta, ti devo dire un'altra cosa. Che c'è? Tua sorella? Mi ha detto che ha lasciato danza e che non vuole diventare famosa perché ha deciso di cantare in un gruppo con te. Lo so, è con questo? Devi aiutarla, Tommaso. Io? A fare che? Tommaso, non ci sono molte speranze per lei qui. Lo so, e anche tu te ne sei accorta, mamma, perché io ho sempre pensato che Gita non può vivere qui. Ma che dici, Tommaso? Dove vuoi che vada lontana da qui? Dicevo che da sola non può farcela. No, infatti io la porto via con me. Ah sì? E dove? Eh? Dove te ne vuoi andare? Si può sapere? Non mi rispondere, certo. Ho capito. Lui vuole fare il musicista, eh?
Vuole viaggiare per il mondo? Ci vuole lasciare al nostro destino, eh? No, no, io voglio portare Gita con me, voglio andare in giro con il nostro gruppo. Ma non dire stronzate di prima, motivo, mamma. Beh, io posso accettare che tu te ne voglia andare, ma non posso accettare che lasci me e Gilda così. Così come? Così, così senza sostentamento. Devi trovarci qualcuno, un uomo. Un uomo? E non puoi trovartela da solo, no? Te la devo cercare io. No, Tommaso, per tua sorella. Tommaso, ti prego, non andartene prima di averle trovato qualcuno. Però uno in gamba, non uno scapestrato che incontri per strada. Mamma, io non posso presentare nessuno a Gilda. Perché? Insomma, che cosa le manca? È che tu credi che sia ancora una ragazzina, invece la nostra Gilda ormai è una donna fatta. Ma mamma, Gilda non sta bene! No! E qua... Non dirlo nemmeno! Non devi proprio iniziarlo questo discorso, hai capito? Allora te ne vuoi andare, eh? Fallo! Però prima trovaci qualcuno, ok? Se non sei abbastanza generoso da occuparti di noi, e allora trova qualcuno che lo sia, va bene? Lo trovi, lo porti qui, ce lo presenti, e poi... E poi cosa? E poi per quello che ti pare. Mamma, ma stai scherzando? Ma tu vuoi vendere Gita al primo offerente? No, Tommaso, non fare questi giochetti con me, perché sei tu quello che se ne vuole andare. Se lei non avesse lasciato tutto per colpa tua, non avremmo avuto bisogno di questi mezzucci. Sarebbe diventata una ballerina famosa. Va bene, io devo andare, mamma. Vado. Tommaso, ricordati. Ricordati. Gilda, amore, perché non la smetti di cantare e ti fai truccare un po' dalla tua mamma, eh? Vediamo che vestiti ci sono nel mio armadio e facciamo la prova, eh? Amore, ma mica puoi andare in giro sempre così. Io non vado in giro. No, adesso, mamma, prima o poi ci andrai, no? E mica ti puoi vestire sempre in questo modo. A me piace questa maglietta. Sì, amore, ma una donna non si veste così. E se dovessi conoscere qualcuno? Meglio, un uomo? Lo sai che gli uomini piacciono le donne di un certo tipo? Io non conosco un uomo. No, non lo conosci adesso, ma lo conoscerai, giusto? Giusto. E allora quel giorno mica ti vorrei presentare con questi pantaloni. C'era un ragazzo a cui piacevano questi pantaloni. Un ragazzo? E chi è? Non mi racconti niente, dove l'hai visto? L'ho visto una volta, no, più di una volta. Ah, e con chi l'hai visto? Quando? Era con Tom. Ah! È un amico di Tom? Non lo so, era con Tom. E dove? Come? Come si chiama? Tommy lo chiamava Jimmy e beveva una birra al bar della Luna. Ah, beve? Lo sai che non mi piace che vai in giro con persone che bevono. Al bar della Luna andavo sempre a comprare le Big Bubble. Le Big Bubble? Gilda, noi stiamo parlando di uomini e quindi sarebbe il caso che tutti... A lui piacevano i miei pantaloni e anche le Big Bubble. Poi c'è stato quel periodo in cui sono stata a letto per tanto tempo, ti ricordi? Sì, amore, mi ricordo, ma... Appunto, è passato tanto tempo, no? E non ci sono più andata. Quando sono tornata per comprare le Big Bubble, lui era sempre lì e mi ha chiamato: "Ehi tu, Fragolina!" Così mi ha chiamato. Fragolina? E perché? Perché compravo sempre le Big Bubble alla Fragolina Selvatica, quelle viola, che sono buonissime! Sì. E poi? E poi non lo so, mamma, non l'ho più visto, io voglio restare vestita così! Va bene, amore mio, calmati. Devo provare. Posso stare qui con te? No. Perché no? Perché è meglio di no. Come vuoi. Carissima, sono Amanda, come stai? Mi dispiace. No, mi dispiace tanto. Anzi, sai che ti dico? Quel dopo sole che prendi sempre, te lo faccio a metà prezzo. Pronto? Pronto? Certo che è un periodaccio, eh? Guarda.
fatto, ma sono stata bene. E beh, dico io, è meglio che si facciano un vaccino, eh? Sennò questi ragazzi avranno una bella gatta da pelare con questa influenza. Dici che non è il... No, 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 lui sta bene. Vabbè, ma che vuol dire, scusami? Ma che discorsi sono? Ma guarda che noi qui siamo fortunati, siamo dei privilegiati. Certo che sono seria. Ma tu li vedi i telegiornali, eh? Li senti i problemi dei giovani? Figurati se con la disoccupazione che c'è in giro ci possiamo mettere a preoccupare per un'influenza. Appunto, con tutto quello che si sente in giro, io non credo che sia il caso di demonizzare una fabbrica in questo modo. Sì, fai... esatto, quello che ti dicevo io. Tu fai tutti i controlli e poi con calma, quando vuoi, ti vieni a prendere tutti gli ombretti nuovi. Pronto? Carla? Quando ti accorgi che c'è dell'altro, no? Che è un'altra la vita che ti aspetta, allora che fai? Non ne vai incontro? Certo, Jimmy, infatti era per questo che io sono... Tom, è un secolo, è un secolo che non ci vediamo. Nemmeno speravo di incontrarti ancora. No, io controllo la lampadina rossa. Lo so, controlli la lampadina rossa come quando ci siamo conosciuti. 8 anni, 4 mesi e 51 giorni, controllo la lampadina rossa. Da quando hai iniziato? Sempre a controllare la lampadina rossa. Però adesso basta. E mi fa piacere che tu dica così, Tom. Basta. Basta con questa lampadina rossa. Tu puoi fare molto di più. Davvero lo pensi? Ma certo, tu puoi andare al piano più su ormai. Non sei stufo di questa lampadina rossa? Sì. Cioè, no, a me piace la lampadina rossa, però mi sono stufato di tutto il resto. Io ho deciso che piaceva una svolta e voglio... Tu adesso vuoi di più. Ed era ora. Ah, tutte le volte che ho cercato di inculcartelo in quella testa stiana. Benissimo, Tom. Benissimo. Tom, sei proprio diventato una persona che fa al caso mio. Perché? Perché io cerco una persona che valga di più, che voglia di più, che sia ambiziosa. Proprio come me? Proprio come te, sì. Dimmi, Tom, non è che posso dirtelo così su due piedi, no? Devo anche essere sicuro che tu sia discreto. Ma Jimmy, ma lo sai che io lo sono... Lo so, Tom, lo so, tu sei affidabile. In tutti questi anni l'ho sempre saputo. Ti mancava la voglia di cavalcare l'onda, eh? Però adesso ti trovo pronto, sì. Sei proprio diventato la persona che fa il caso mio. Anzi, al caso nostro, Tom. Nostro? Nostro, Tom, proprio così. Nostro. Nostro. Tom, in che rapporti sei con i tuoi colleghi? Ottimo, io mi sono dato sempre un sacco da fare, loro mi rispettano tutti. E una volta il dottor Suster ci... Su questo non c'è il minimo dubbio. Perché? Perché ti ha parlato? Certo, abbiamo parlato di te. E ti rispetta. E beh, perché a me mi rispettano, mi rispettano tutti. E sei riservato. Perché io parlo poco, ma quando parlo mi faccio rispettare io. Ma certo, Tom, chi parla molto ha qualcosa da nascondere, vero? Lo sapevo che eri la persona giusta, che avevi la stoffa. Dai, siediti qui, che ti devo parlare. Ma perché? Se sto qui non va bene. Ma sì, Tom, dove vuoi? Dai, ascoltami. Però io e te non abbiamo mai parlato, ok? E beh, non molto. Eh? No, dico non molto, ma perché sono riservato, te lo stavo dicendo. No, Tom, io... Ti sto dicendo che ora ti devo dire una cosa estremamente riservata, la sappiamo soltanto noi e lui. Quindi tu dovrai fare come se noi non avessimo mai parlato. Ma tu vuoi che io dica che io e te non abbiamo mai parlato? No, Tom, tu non devi dire niente, niente proprio, hai capito? No, dai, non è possibile, Tom. Sono serio. No, perché questa è una cosa importante, no, Tom, se non mi stai sul pezzo. Sto sul pezzo, guardami. Ok, Tom.
Va bene. Io non lo so in che rapporti tu sia con i tuoi colleghi, però ci sono delle voci. Delle voci? Sì, delle voci, diciamo un po' antipatiche. Ah, come quelle vocine che fanno sempre così. Che cosa stai dicendo? Di cosa stai parlando? Quelle vocine fastidiose che sono tanto antipatiche anche a me che fanno... No, non è possibile. Me ne va. No, ma sto scherzando, dai, dimmi, sono serio. Sei serio? Sì, sono perché serio. Questa è una cosa importante, Tom, perché queste voci stanno mettendo in serio pericolo la nostra fabbrica. E sai che vuol dire pericolo per la fabbrica? Vuol dire pericolo per tutti, vuol dire pericolo per le famiglie. Ma cosa dico per le famiglie? Per l'intera città, un'intera città condannata per delle voci di corridoio. Capisci che non possiamo permettercelo, Tom? È un'altra la fabbrica che bisogna chiudere. Bisogna chiudere la fabbrica delle negatività. Bisogna chiudere la fabbrica delle dicerie. Sono questi i veri fumi che ci inquinano, sono questi i veri fumi pericolosi. Ed è per questo che ho deciso di scendere in campo. Per le voci! E non so! Non è possibile, però! Scusami! No. Mi prendo un pugno, amico! Sono serio! Perché io non ho mai sentito le voci, Jim! Non hai mai sentito le voci? No! Mai sentite? No, non ho mai sentito le voci! Mi fa piacere che tu non le abbia mai sentite, Tom, perché vuol dire che sei già nella squadra giusta, vuol dire che non mi sbagliavo sul tuo conto. E neanche lui, Tom. Ma lui? Lui, Tom, lui, il dottor Susterchich. Ah, il dottor Susterchich. Come hai, Tom? Io non ti voglio così distratto. Sono concentrato. Sei concentrato? Sono concentrato. Bravo, mi piace, Tom. Vai subito al sodo, non la prendi alla larga, non vuoi tergiversare, non fai giri di parole. Bene, molto bene. Ok. Veniamo a noi. Noi avremmo bisogno che tu spostassi quella leva, quella là, accanto alla lampadina rossa. Quella là? Di rilevazione, sì. Ma quella là sulla destra? Tom, non c'è bisogno di fare segni, che qui anche i muri hanno le orecchie. Yeah! Che? I muri con le orecchie loro, tutti quanti a suonare, everybody! Perché tu suoni, Tom, eh? Sì, sto mettendo su un gruppo e andremo in giro. Andremo in giro per il mondo. Ti piacerebbe levarmi anche questa mano un po' su, dice. Ed era per questo che stavo scrivendo al dottor Sosterchich. Tom, calma, una cosa alla volta. Prima fai quello che devi fare, poi gli scriveremo per dirgli della tua preziosa collaborazione e lui saprà essere molto grato. Tom, non pretenderai che lui così su due piedi, no? Tom, una cosa alla volta. Io apprezzo la tua ambizione, però cerchiamo di dare il giusto senso alla parola meritocrazia. Tom, che cosa gli vuoi scrivere adesso che ancora non hai fatto niente? Dimissioni. Che cosa? Una lettera di dimissioni. Io voglio fare il musicista. Vuoi suonare? Jimmy, ti ho detto prima che c'è un gruppo, che fai? Non mi ascolti quando parlo! Non avevo capito, non immaginavo! Perché? Che c'è? Io pensavo che tu volessi fare carriera qui, capito? Nella fabbrica! Dimmi, tuo figlio è sempre ambizioso, che c'è di meglio? Ma è bello, Tom, è nobilissimo! Però io a questo punto dovrò rivolgermi a qualcun altro. Perché? E come perché? Se te ne vai non posso mica chiederti di... Ma chiedermi cosa, Jimmy? Come cosa? Non te ne ho parlato finora, come cosa? Mi stai prendendo in giro, come cosa? Sì, quello. Ma io mi occupo della lampadina rossa. Che è vicina alla leva. Che è vicina alla leva. Per questo pensavo a te, perché sei vicino alla leva. Perché sono vicino alla leva? Quindi potresti girare la leva. Ma io do le dimissioni. Ho capito, tu prima di dare le dimissioni. Non puoi fare questa cosa per un vecchio amico. Lui te ne sarà molto grato. Ho capito, ma do le dimissioni. Tu sarai ricompensato. Poi dopo puoi fare quello che vuoi. Puoi suonare, puoi dare le dimissioni. Puoi andare dove vuoi. Tom, c'è un premio in denaro. È previsto. Ma io non voglio i soldi, io voglio suonare. E non ti servono i soldi per suonare? Cos'è? Sei ricco tu, guardi la lampadina rossa perché ti piace. Oh, io sono bravo a controllare la lampadina rossa! Lo so che sei bravo a controllare la lampadina rossa e ti dirò di più, tu sei il più bravo a controllare la lampadina rossa. Non lo fanno fare a nessun altro, lo fai tu. E non mi occupo della leva. Lo so, Tom, te lo stiamo chiedendo, per favore, Tom, chiudono tutto, rimani senza lavoro. Ho capito, dalle dimissioni. Ho capito, mannaggia la miseria, Tom.
scusa, non puoi essere un po' meno egoista, no? Pensa ai tuoi colleghi che ti rispettano, dopo ti rispetterebbero ancora, secondo te? Pensa a me che sto lavorando sodo per salvare tutte queste famiglie dalla disoccupazione, tutti questi lavoratori che ogni giorno portano a casa il pane lavorando onestamente. Tom, possiamo far parte di qualcosa di importante. Il dottor Suster ci sarà molto grato a me, che con la mia campagna elettorale salverò, proteggerò tutte queste famiglie dalla disoccupazione, e io sarò grato a te! Mi segui, Tom? Per la leva. Sì, per la leva. C'è un premio in denaro. No, ma io non voglio i soldi. Tom, che cosa ti serve, Tom? Qualsiasi, dimmi, dai. La fai? Certo che la faccio, qualsiasi cosa ragionevole. Allora tu vieni a cena da me. Eh? Dico, tu vieni a cena da me. Ma stai scherzando? Tu vieni a cena da me e conosci mia madre e mia sorella, perché? Che c'è? Non ti va? Ti tiri indietro? Tom, tu puoi avere dei soldi, capisci? Tanti soldi. E vuoi soltanto che io venga a cena da te, a conoscere tua madre e tua sorella? No, voglio tanti soldi. Ah, ti serve uno sponsor, ho capito bene. Sì, però tu vieni a casa e conosci mia madre e mia sorella e convinci mia sorella a venirsene con me. Dove? A suonare. Lei suona con te? Lei canta. Canta nel tuo gruppo? Sì. E perché la devo convincere io? Verrà da sé, no? Non vuole venire. No. E come mai? Non lo so, vuole suonare in camera. Vuole suonare in camera? Ma che, si vergogna? No, è che lei è un po' strana. Cioè, è speciale. È strana speciale. Vabbè, Tom, sarà un po' di timidezza, no? Fa sempre un certo non so che affrontare il grande pubblico. E va bene, Tom, non c'è nessun problema. Tu mi fai questo favore e io stasera vengo a cena da te. Sì, sì, stasera. E conosci mia madre e convinci Gilda a venirsene con me. Tua sorella si chiama Gilda? Sì, come il film. Bel nome, perfetto per una cantante. Potreste venire a suonare per la mia campagna elettorale. No, noi suoniamo in giro. Ma sì, anche in giro. No, però qualche concerto qui, dai, che sarà mai? Per il tuo amico, che si candida per salvarci, dai. Va bene, è proprio via dritti a suonare. Ma certo, Tom. Con Gilda. Gliela faccio passare io la timidezza, Tom. La fama non ha mai fatto schifo a nessuno. Va bene, allora ci vediamo alle 9. Frena. Frena, Tom. Io stasera vengo a cena da te. Ma tu quando me la giri la leva? Beh, io al prossimo turno di notte ti giro la leva. E quando è il prossimo turno di notte? Giovedì. Giovedì? Oggi è lunedì, Tom. Chi mi dice che entro giovedì tu non hai già presentato le dimissioni? Te lo dico io. Sì, ma io come faccio a sapere? E allora vorrà dire che io mi faccio spostare il turno a stasera. Stasera? Io stasera sono a cena da te. E mentre tu sei a cena da me, io vengo qua e ti faccio questo favore. Sei sicuro, Tom? Non ti tiri indietro. Ti do la mia parola d'onore. Però tu mi aiuti anche a scrivere la lettera per il dottor Suster. Tutto quello che vuoi, Tom. A stasera. Però vieni. Vengo, ti ho dato la mia parola d'onore. Io stasera vengo a cena da te e convinco tua sorella a venire a suonare con te in giro per l'Italia. Per il mondo. Per il mondo. Come siamo diventati ambiziosi. Mi piaci, Tom, sai, mi sei sempre piaciuto. Anche tu. Tom, a stasera. Anch'io. E sai che cos'era? Non ho mica la palla di vetro.
felicità e salute per te e tanto tanto successo per la nostra azienda. Va bene, mamma, io però adesso vado perché ho un cambio turno in fabbrica però torno presto e vengo a cena con un amico. Come? Un ospite, Tommaso? Ma quando? Ma stasera? Ma vieni da casa, come ti vedi? Ma chi è questo tuo amico? È venuto un ragazzo oggi in fabbrica, no? Ah. E io l'ho ripresentato. Tommaso. Che c'è? Cosa devi dirmi? Ma per Gilda mi ha chiesto, non per... Dai! Ma per Gilda, amore mio, scusami, ma papà parli sempre a metà, eh? Ma proprio stasera lo dovevi invitare. Lui può solo stasera. È molto impegnato. Ah, e che fa? Ma il politico. Va? Il politico. Il politico. Il politico, mamma, quello che tu lo voti, non posso sempre spiegarti tutto per andare. Vabbè, ho capito, il politico, ma com'è che lo conosci? Perché lui lavorava in fabbrica con me. Ah, e adesso fai il politico. Vedi, Tommaso, questo vuol dire volere di più e anche tu dovresti. Ma cosa c'entra, mamma? Io sono solo venuto a dirti che lui viene stasera, ce n'è che vuole parlarti. Vuole parlarmi? Sì. Perché io gli ho parlato di te, di noi, e lui vuole conoscermi. Ah, beh certo, magari già mi conosce, no? Mi avrà visto in televisione. Vabbè, però adesso l'importante è che conosca la nostra Gilda. Mamma, lui viene perché crede in me. Crede in me? Sì, crede in me, mi ha affidato un incarico di alta responsabilità, c'è anche un premio in denaro. Oh, ma veramente? Amore mio, ma così, tutto di colpo, eh? Me lo dici così? Ma tu che bella notizia. Beh, tu mi avevi detto di essere un pochino più ambizioso. Amore, te lo dico da anni, ma non immaginavo che puff, tutto di un colpo. Amore, che bella sorpresa. Amore mio, sì. Il mio Tommy. Sì, mamma. E però lasciami, dai, che sono tutto sudato, vengo dalla fabbrica. Tommaso, cavoli. Faccio schifo. Un po' d'affetto fa bene ogni tanto. Io devo cucinare qualcosa e devo aggiustare casa. Guarda, questo è un casino. Io non posso presentarmi in questa maniera e devo trasformare anche Gilda. Come si chiama tuo amico, scusa? Ti ho detto prima Jimmy. Jimmy Gianni, ma non è il suo vero nome. Sai, tra amici noi ci diamo dei soprannomi. E come si chiama? Qual è il suo vero nome? Boh. Come boh? Non lo sai. Non sai come si chiama il tuo caro amico. Ma vabbè, non fa niente, quello che importa è che veda la nostra Gilda, eh? E allora la dobbiamo trasformare e renderla meravigliosa. Mamma, Gilda è meravigliosa. Amore, è meravigliosa per noi che la conosciamo, ma gli altri no, eh? E allora magari dobbiamo aiutarla con un bel vestito. Mamma, io non capisco quello che dici quando fai questi discorsi. Gilda è meravigliosa per tutto quello che è. E che fai? Non c'è bisogno di trasformarla. Vabbè, io vado. Amore, sì, senti, a che ora viene? Tommaso? A che ora viene? Alle 9. Alle 9? Alle 9 abbiamo soltanto 2 ore. Cioè, come dico io, a me non lo so, questo ragazzo. Ma si sbatte tanto, per tanto tempo, e poi così, tutto in un colpo. Ma proprio a mezze misure, questo ragazzo. Gilda, vieni qua. Ti devo dire una cosa importantissima. Gilda? Amore, vieni? Guarda fuori, cosa vedi? Il cielo rosso. Sì, ma dietro al cielo ci sono le stelle, eh? Esprimi un desiderio. Aspetta! Pronta? Chiudi gli occhi. Esprimi un desiderio. Fatto. Fatto. Sì. Fa tanto successo, amore mio, tanto. La mamma, voglio restare così. Che dici così? Sì. Gilda, niente capricci, forza. No, voglio restare così. Gilda, mettiti questo vestito. No. Gilda, niente storie, non sei più una bambina. Non voglio. Ma come non vuoi? Guarda com'è bello, eh? Mi vergogno. Ma che ti vergogni, non fare storie. Dai, Gilda, per favore. No, resto così. Gilda, tu adesso ti metti questo vestito perché se te lo metto io è peggio, hai capito? Hai capito, Gilda? Lo lasci in questo topo sempre. No! No, non lo voglio! Forza, veloce. Niente storie, eh? L'hai voluto tu, Gilda, l'hai voluto tu. Forza, alza le braccia. No. Niente.
sai come sarai bella, eh? Aspetta, 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 amore. No, non fare storie, su, Gilda, su. Sei una bimba, per favore. Sarai bellissima, amore mio, bellissima. Aiutami un po', eh? Aiutami un po' con questi capelli. Dai un bel respiro. Uppa! Così vediamo se a Jimmy non gli fa girare la testa. Chi? Jimmy, amore, Jimmy, l'amico di tuo fratello che viene a cena stasera. Tagliati le scarpe. Lo devo provare. Gilda, non mi fai arrabbiare, sai? Adesso aspetti qui che rientri tuo fratello. Lo devo provare. Gilda! Mamma, se il ragazzo te ne picchi un bavolo io muoio. Ma che muori? Metti le scarpe. Perché dovrebbe essere lui? Fammi capire. Perché anche lui si chiamava Jimmy? Eh? Ma vedrai, ma quante storie. Mica è l'unico Jimmy che esiste al mondo, eh? Sono sicura, amore, che non è lui. Eh? E se lui, io muoio. Gilda, mi sono stufata dei tuoi capricci, capito? Ora stai qui, in silenzio, e aspetti che vengano Tommy e il suo amico. Che è chiaro? Sì, Tom, dicevo così per il disturbo, no? Ma non disturbi, ma che discorsi sono? Mamma! Mamma! Signora, mi dia del tu, mi ha anche invitato a cena, quindi. Che ragazzo caro, così gentile alla mano, eh? Tommaso è proprio quello di cui ha bisogno la nostra politica, non è vero? Mamma, accomodati, no? Tommy, fai accomodare il tuo amico. Certo. Jimmy, siediti lì! Ma cosa vuoi dire? Siediti lì, ma che devo sentire? Jimmy, posso chiamarti Jimmy? Ma certo, signora. Prego, Jimmy, accomodati. Bene, ragazzi, vi porto qualcosa da bere mentre aspettiamo qui. Sia pronta, non so, un vino bianco. No, grazie, mamma. E tu, Jimmy? No, grazie, signora, davvero. Sei stegno? No, è che non bevo spesso, Ma questa è un'occasione speciale. Ah. E ho portato un vino speciale. E c'è il contadino proprio qui dietro. Ah, sì. Beh, allora, signora, quando è così ha ragione, accetto. Ma lo fa lui? Certo, tutta la sua genuina, seguita passo passo dalla coltivazione al raccolto. Oh, e poi c'è anche una sorpresa. Torno subito. Tom, è forte tua madre, sì. Le piace parlare. Lo adoro. È proprio una bella signora. E voilà! Ah, a questa serata! A questa serata! Sì, a questa serata. Ma Gilda, dov'è Gilda? Amore, in camera. Sai, Jimmy, è che non si sentita troppo bene, allora ha deciso di riposarsi un attimo. Un attimo in camera. Gilda è quella bella ragazza che ci è venuta ad aprire. Gilda è mia sorella. Esatto. Non per vantarmi, vuol dire forse sembro di parte, ma insomma è proprio bella, eh? Beh, sì, io l'ho vista solo di sfuggita, ma mi sembra di sì. Ma certo, è proprio bella, anzi ha anche un ottimo carattere. Sì, è molto riservata, non parla mai troppo, cosa che per questo è pensato di me, insomma. No, Gilda è proprio timida, eh sì. Beh, non si sente molto di ragazze timide, oggi si direbbe che è diventata quasi una qualità. Esatto. In effetti con quello che si vede e si sente in giro, devo dire che, ecco, potrebbe
prendere in giro Gilda. Amore, non prendere in giro Gilda, eh? E io credo davvero che tua sorella abbia delle qualità che più nessuno ha. Senta, ma piuttosto potrebbe... Oh no, ancora del lei! Oh, signora, guardi, mi dia del lei, mi dia del tu, faccia come vuole, sono solo formalità, catene, catene in cui anni di educazione rigida ci hanno costretto. Catene, sì. Scateniamoci, sì! E questo ti hai scritto, no? Sui sì, si ricorda! Ma certo, tu sei quello della fabbrica! Esatto, signora, stiamo raccogliendo le firme. Ah sì? Vogliono chiudere. La fabbrica? Eh sì. Ma perché? Come perché? Hanno messo in giro queste voci, queste male lingue. Chiamiamo le cose con il loro nome. Dicono che la fabbrica faccia del male a questa città. Faccia del male a questa città. Ma ci danno lavoro a tutti, eh? Insomma, io non so da niente che cosa hai in testa. Tommaso, non so, dico, Tommaso, smettila. Io non so, voglio dire, ha dato lavoro a così tante persone, cos'è allora i nostri figli, eh? Questi ragazzi, questi giovani padri di famiglia, che fine faranno? Sorpresa. Sì, Tommaso, che cos'è questa tosse però, eh? Ti sei preso qualcosa? Mi hanno telefonato altre mamme. Secondo me lì dentro gira qualche virus, sai? Comunque, io vado un attimino a controllare la cena, però... Parlate pure che io mi sento, sono proprio qui dietro. Sì, signora. Praticamente è successo questo. Hanno messo in giro questi pettegolezzi e hanno usato la televisione. Io, signora, ho una grande opinione della gente, ma quando c'è di mezzo la televisione non c'è niente da fare. Ci cascano tutti. Sono stati furbi. Quindi io sto cercando non solo di salvare la fabbrica, ma l'intera città. Ma allora sei proprio un eroe, Jimmy. Eroe? Vabbè, signora, non esageriamo. Diciamo che faccio del mio meglio, ecco. E allora, questa è la sorpresa speciale per il nostro eroe della serata. Ma cosa sono? Fragole, amore. Ma papenti? Eh sì, sono una novità. Le ho prese dal contadino qui dietro. E quando le ho viste, mi sono subito innamorata perché non fanno pandanco le mie scarpe. Non è stupendo, eh? E comunque questi incroci combinati, come li chiama lui, seguiti passo passo dalla coltivazione al raccolto, e in città se li possono proprio scordare, eh? Insomma, questa è una prelibatezza per te, Jimmy. Ah, signora, ma io la ringrazio davvero infinitamente. Jimmy, ma che fai? Ma te li mangi pure? Vabbè, certo, il nostro Tommy non è avvezzo alle novità, vero? Allora. Ma sono buone, signora, sono buone! Ma certo che sono buone, dico io, mi piacciono tutte quelle cose di cui dicono, come si chiamano, i conservanti, eh? Sì, signora, io sono davvero contento che lei dica così, sa perché? Perché gli stessi che stanno mettendo in giro le voci sulla fabbrica stanno cercando di spaventare tutti. Dicono di non mangiare il cibo coltivato qui. Ma che dicono? Addirittura? Allora se non lo mangiamo noi che ci viviamo qui, chi è che dovrebbe mangiarlo, no? Insomma. Noi qui, signora, abbiamo una fortuna. Dico una fortuna. E ce la vogliono togliere in questo modo così subdolo. Ecco cos'è. Subdolo. Sai cosa penso io? Che sia soltanto l'invidia. Esatto. Esatto. È così. Quando uno ha una fortuna, scatta l'invidia da qualche parte e così vogliono subito toglierti quella fortuna. Guardi, signora, io conto su di lei per la firma. Ah, Jimmy, conta su di me per la firma, per il numero, qualsiasi cosa. Però adesso vado a controllare un attimo la cena. Tommy, tesoro, vuoi venire con me? Io? Sì, perché io? Non ti chiami tu, Tommy? Signora, se vuole vengo io, No, non ti preoccupare, Tommy, mi basta. Però potresti andare a vedere se Gilda adesso se la sente di fare la cena. Ma no, non mi dispiace, solo non vorrei disturbare. Oh, ma che disturbo! Dovrà pur mangiare qualcosa la ragazza, no? Sì. Allora torno subito, eh? Fate pure, fate pure. Amore, ti aspetto in cucina. Vai, vai pure. Allora siamo d'accordo. Ciao, buonasera, sono un amico di Tom, mi chiamo Jimmy, piacere. Tu sei Gilda? Sono venuto a dirti che la cena è quasi pronta. Grazie. Ma stai bene? Certo. No, perché la mamma mi aveva detto... Sto bene. E torna con la mamma, la aiuto a cucinare. Tom non sa cucinare. Allora non lo so, l'aiuto a tenere i piatti. No. Tom mi ha detto che avete un gruppo, che suonate insieme.
Io non suono. Non suoni? Tom suona, io canto. Ah, giusto, tu canti. Mi ha detto che avete questo gruppo che vorreste... Volevo suonare. Giusto, volete suonare. Avete un gruppo e volete suonare. Perfetto, non fa una grinza. Sei simpatico. Tom mi ha detto che vorreste suonare in giro. No. 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 Mi ha detto una bugia. Tom vuole suonare in giro. Tu non vuoi suonare? Cantare. Ah, giusto. Tu non vuoi cantare? Voglio stare qui. Qui? Ma qui non potete suonare. Ci suoniamo sempre. Ah, sì, ma... Qui non vi sente nessuno. Ma come? Si sente Sparky? Ah, mi sente Sparky. E nessun altro? Non abbiamo ancora invitato nessuno. Ah, perché voi volete invitare le persone qui? Sì. Ma qui le persone non entrano. Due persone? Due persone alla volta? Due persone alla volta? Ma è ridicolo. Due persone alla volta e Sparky fa i biglietti. Quindi io devo pagare il biglietto. Se ci vuoi sentire cantare e suonare, sì. Ma guarda che sei strano. Cioè, sei strana forte. Però è una cosa bella. Cioè, sei forte. Ma vuoi una Big Bubble? Ma sì, sì, dammi una Big Bubble. Senti, ma... Noi due ci siamo già conosciuti. Sì? E dove? Le Big Bubble. Le Big Bubble? Tu bevevi una birra ed io ho comprato le Big Bubble. Tutte le Big Bubble che avevano. Tutte le Big Bubble, la frigolina... Ma certo. Cosa, fragolina? Fragolina? Sì, fragolina. Ma Gesù, da quanto tempo, fragolina? Ma come hai fatto a ricordarti? Ho una buona memoria. Beh, direi proprio di sì. Ma allora, visto che ci conosciamo, fammi sentire qualcosa, no? Dai. Paga il biglietto a Sparky. Devo pagare il biglietto a Sparky? Io pago il biglietto a Sparky. Gilda, facciamo una cosa, ti racconto una storia, vuoi? La storia di un ragazzo e di un topo. Sparky! Non proprio come Sparky, Gilda. Questo è il topo più importante del mondo. C'era un ragazzo che aveva un sogno e per realizzare quel sogno si trasferì nella grande città. E cominciò a fare i lavori più umili, ma i risultati tardavano ad arrivare e lui andò a vivere in una stamberga in periferia ed era sempre più solo e senza soldi. Un giorno vide che nel buco di un muro viveva un topo, non lo mandò via, cominciò a parlare con lui, era un topo astuto e intelligente e nacque tra loro una grande amicizia. Ad un tratto, questo ragazzo cominciò a immaginare delle storie che avevano come protagonista un topo in una città di topi con tanti, 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 tantissimi topi e lui divenne ricco e famoso, Gilda! Inventò la fabbrica della fantasia! Sai chi era quel ragazzo, Gilda? Sai chi era quel ragazzo? Quel ragazzo era Walt Disney! E sai chi era il topo? Il topo era Mickey Mouse, Gilda! Anche tu puoi essere come Walt Disney! Bello! Gilda, facciamo una cosa, facciamo le prove come fai con Tom. Dai, le prove! No, le prove. Biglietto, non c'è bisogno del biglietto perché io suono con voi! Io sono il vostro agente, Gilda! Io te ne spatti, ce ne andiamo in giro per il mondo! Dai, 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 dai! Dai. Dai, Gilda, io te ne sparchi in giro per il mondo! Sparky! Dai, Sparky! Brava! Tu dici brava! Brava, Gilda, brava! Brava! Dell'euforia delle prove, Gilda. Gilda, ricominciamo a provare, dai. Sì, Gilda, io amo te, amo la mamma, amo Sparky, Gilda. Io amo tutte le persone, Gilda.
Io è per questo che scendo in campo. Io aiuto le persone, Gilda. Io aiuto le persone. Worry. Life is easy. Don't worry. Life is easy. Don't worry. Life is easy. Don't worry. Dai, Gilda. Signora, io devo andare. Ma come devi andare, Jimmy? Sì, mi dispiace, sono davvero molto molto impegnato. Ma dico, io sono venuto per cenare e non c'è niente. E dov'è Tom? E Tom è andato in fabbrica, aveva un cambio turno. Ma come, evita un ospite e non si fa spostare il turno? Guardi, signora, suo figlio è un gran lavoratore. È proprio per persone come lui che io sto lottando. Jimmy, meno male che ci sei, sono così contenta. Ma davvero non prendi niente? Un assaggino, un assaggino? No, guardi, signora, la mia ragazza mi sta già aspettando in stazione. La tua ragazza? Sì. Sei fidanzato? Sì. E Tommy non mi ha detto niente. Stiamo facendo i preparativi per il matrimonio. Ah, vi sposate? Ma che bella notizia! Guardi, bene, signora, io la ringrazio davvero infinitamente. Addio. Addio. Ma di che si può essere più sciocchi, più egoisti? Eh no? E tanto lui non c'è mai, non combina i casini e poi se ne va. Non vede mica quello che ha combinato, lui scappa perché è un vigliacco proprio come il padre, un vigliacco! Eccoti qua, giusto in tempo! Giusto in tempo per cosa? Dov'è Jimmy? Curioso che tu me lo chieda. Jimmy, vieni alla stazione a prendere la sua ragazza! Cosa? Sì, è fidanzato, non lo sapevi? Non è un tuo caro amico, Tommaso? No, ma io non lo sapevo, va bene? E non ti vergogni per quello che hai fatto? Vergognarmi di cosa? Cosa ho fatto? Inviti un tuo amico per tua sorella e non ti informi se è libero o meno! No, ma io non lo sapevo! Appunto, Tommaso, queste cose si devono sapere, capisci? Non posso fare tutto io! Io non ce la faccio più, è stato già troppo difficile così, capisci, Tommaso? Mamma, dai, adesso basta! Dov'è Gilda? Adesso basta! Adesso basta a me, Tommaso! Tommaso, non ti permettere più, hai capito? Ho capito, dov'è Gilda? Dov'è Gilda? Gilda? Sì! Gilda, è in camera sua, e lo sai? È in camera sua e non uscirà più, grazie a te! Andiamo, Gilda! Dai, Gilda, andiamo! Andiamo! Dai, dobbiamo andare, Gilda, andiamo, vieni con me, dai! Andiamo, Gilda, vuoi venire con me? Andiamo, dai! Gilda, vieni con me, dai! No! Don't worry, life is easy.